Regione Toscana, il Consiglio regionale. Dopo il giorno della memoria a fine gennaio, il Consiglio regionale della Toscana si riunisce in seduta solenne in occasione del giorno del ricordo, il 10 febbraio. Una seduta per non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Una giornata organizzata dal Consiglio per sensibilizzare contro queste atrocità avvenute nel secolo scorso, che hanno l'obiettivo non solo di commemorare, ma anche di approfondire e ricordare tutte le vittime per dire ancora una volta con forza che quanto successo non dovrebbe accadere mai più. In questa giornata le parole del Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, sono rivolte anche alla guerra in atto in Ucraina, dove purtroppo le violenze stanno ancora continuando in questi giorni, quasi a non imparare nulla dalla storia passata. Noi abbiamo per anni vissuto una sorta di dimenticanza del dramma che si consumò in territori italiani come l'Istria, la Dalmazia, Fiume, e devo dire che fu il presidente Ciampi, un toscano, a volere la giornata del ricordo, perché il 10 febbraio è la data di uno dei più importanti trattati di pace su quell'area, che indubbiamente vide i confini nord-est dell'Italia la parte più discussa all'indomani di una seconda guerra mondiale a cui il fascismo ci aveva portato in condizioni di assoluto disagio, come sostanzialmente sconfitti, e in quel contesto ecco la perdita da parte del nostro paese di territori che erano italiani da secoli e secoli, in particolar modo vicini alla Serenissima di Venezia. Devo dire che quando noi rileggiamo Dante nella Divina Commedia, che ci parla dell'Italia che si chiude con Pola e quindi con l'Istria, ti fa capire come in realtà il fatto di vedere tante famiglie di italiani scacciate dai territori dove erano consolidati da secoli, famiglie che furono 400.000 persone, l'immagine più significativa è quel battello, quella grande nave dal nome Toscana che porta via dal porto di Pola tantissimi italiani, è il segno di una situazione di disagio che vissero quelle famiglie nel risistemarsi lungo la penisola, ma contemporaneamente nel ricordo delle migliaia di persone che erano state uccise, gettate senza alcuna responsabilità e senza nessuna colpa nelle cavità del Carso, appunto le foibe. Ricordare questo è perché tutto non deve più accadere, e quest'anno un segnale, anche quei territori, Croazia, che vedono la doppia targa della lingua italiana e croata, avranno l'euro, perché dal 1 gennaio l'integrazione europea ha portato anche quel paese a stringersi di più. È un segno di una progressiva integrazione fra i popoli di cui abbiamo bisogno nel segno dell'Europa, ma mai senza dimenticare cosa accadde nelle foibe, cosa accadde in quell'allontanamento di massa dalle loro case di tanti italiani dell'Istria, di Fiume, di Zara, della Dalmazia. È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità. Il ricordo è un dovere di carattere istituzionale. La strage delle foibe, l'esodo di un popolo, quanto successo non può essere dimenticato, e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare non soltanto in Italia, in Europa e nel mondo. Il
dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio Solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti, perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. Un momento che ha cambiato le cose per quanto riguarda il ricordo sulla tragedia delle foibe, ma in generale su quello che è stato ben descritto come esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, è stata l'approvazione della legge del 2004. Da quel momento ciascuno di noi che facciamo parte delle istituzioni abbiamo il dovere di ricordare e di far sì che quella pagina possa essere debitamente considerata. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. Bisogna andare oltre le appartenenze, oltre le sigle, bisogna ricordarsi di essere innanzitutto italiani, cittadini di questo Stato, e lavorare perché vi possano essere pagine come quella di oggi. Ecco, questo è un dovere delle istituzioni. Dobbiamo ricordare quello che è stato, il passaggio che in certi territori vi è stato dalla oppressione nazifascista a quella comunista. Il totalitarismo va combattuto ieri, come oggi, come domani, e la guerra deve essere ripudiata. Questo dice la Costituzione repubblicana. Sì, come è stato spiegato, è stato un dramma volutamente dimenticato, forse perché l'Italia non ha saputo fare i conti con la propria storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è ancora un dato di fatto in questa grande contrapposizione che tutte le volte viviamo in occasione di rievocazioni come queste. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Questa è una lezione fondamentale che dovrebbe essere sempre fatta, guardando alla storia e cercando di conoscerla, anche per fare il nostro mestiere di politici, oltre che di cittadini. Assolutamente sì, è credo uno dei passaggi più belli che abbiamo sentito oggi in aula è stato quando è stato detto che la storia si racconta nella sua interezza. Il più brutto servizio che si possa fare al ricordo, alla memoria e alla storia è raccontarla omettendone una parte, raccontandone soltanto una visione, trasformando un periodo di 30 anni in un racconto di 3 anni o le decine di episodi che hanno portato al genocidio del popolo italiano sul confine orientale, all'esodo dei fiumani, degli istriano-dalmati, raccontato in maniera parziale, raccontandone soltanto alcune parti. Se la storia si racconta tutta, ogni popolo è in grado di fare conti con la propria memoria e di fare un servizio alle future generazioni. Purtroppo questa storia, per ragioni politiche e per ragioni economiche, perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo, questa storia non è stata raccontata per anni per motivi politici, perché faceva comodo avere Tito come interlocutore del mondo che stava di là della cortina di ferro, non è stata raccontata per motivi economici, perché alla principale industria italiana faceva comodo avere buoni rapporti con la Jugoslavia di Tito, e per motivi politici e economici abbiamo tenuto nel cassetto la storia.
Durante la seduta l'intervento dello storico Gianni Oliva, che ha ripercorso la cronologia e le cause dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. In aula anche l'intervento di Daniela Velli, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia del Comitato Provinciale di Firenze. Ma credo che il tema delle foibe e dell'esodo sia legato al fatto che nella frontiera adriatica, cioè nella parte nord-orientale dell'Italia, da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica. I problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata. Contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito, che ha impostato una politica nazionalcomunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone fino alla linea dell'Isonzo. E quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Così nascono i 6-7 mila infoibati italiani che si assommano ad altre decine di migliaia infoibate per motivi politici tra gli slavi, tutti coloro che erano anticomunisti sono stati eliminati. E poi quando quelle terre diventano Jugoslavia inizia l'esodo, perché gli italiani che abitano di là hanno la sensazione che da quella parte non ci sia più prospettiva di futuro. Ecco, io credo che per tanto tempo non si sia parlato a torto delle foibe, perché l'Italia quando è finita la guerra ha fatto finta di aver vinto, mentre invece la guerra l'aveva fatta, scatenata e l'aveva persa. Parlare di foibe di esodo voleva dire riconoscere la sconfitta, perché nessun vincitore ha migliaia di morti e centinaia di migliaia di profughi dopo la fine della guerra. E così è stata omessa dal dibattito. E quando delle cose non si parla, nascono le strumentalizzazioni, le bandierine. Il problema è che gli infoibati e gli esuli giuliano-dalmati non erano né di destra né di sinistra. Sono il prezzo che l'Italia ha perso alla sconfitta della guerra, e avevano per la guerra le stesse responsabilità dei fiorentini, dei torinesi, dei siciliani. È che la guerra colpisce chi si trova a vivere nel posto che in quel momento diventa sbagliato, esattamente come oggi vivere a Zaporizhia o a Kharkiv è diverso dal vivere a Leopoli, che è all'estremità occidentale dell'Ucraina. Ma prima di tutto sono orgogliosamente esule di seconda e terza generazione. Il 6 luglio dello scorso anno, con mio grande orgoglio, è stato ricostituito il Comitato Provinciale NVGD qui a Firenze. E quindi il mio compito è quello un po' di fare quello che faceva mio nonno, esule da Orsera, in Istria, che faceva il pescatore. Il mio compito è quello di tirare sulle reti e cercare di recuperare sul tessuto fiorentino quelli che sono gli esuli rimasti, i figli di esuli, che hanno bisogno, perché abbiamo tutti bisogno che questa storia venga raccontata, e per dare risonanza ad un evento, ad una storia complessa che per troppi anni è stata negata e che alla mia generazione non è stata neanche insegnata. Quindi da docente e da presidente del comitato NVGD in collaborazione con la Regione Toscana, col Comune di Firenze, la mia intenzione è quella principalmente di creare progetti didattici per la scuola in linea con quelle che sono le linee didattiche sulla frontiera adriatica pubblicate dal ministro Bianchi nell'ottobre scorso. Proprio in vista di una memoria che deve andare oltre, in applicazione a quella che è la risoluzione del Parlamento europeo, proprio nella memoria di un'Europa condivisa. Regione Toscana, il Consiglio regionale.